Un dramma nel dramma rispetto a quello che è successo ieri, specialmente per alcune famiglie, mi riferisco a quanto accaduto in via Malpighi. Lei ha potuto testimoniare di persona quanto è successo? Sì, ieri pomeriggio sono andata subito nei complessi di via Malpighi, vista la copertura dei tetti in amianto. Siamo saliti sul tetto e abbiamo riscontrato che c'erano delle voragini. I pannelli d'amianto si sono rotti, si sono frantumati, caduti negli appartamenti, nelle terrazze lungo la strada. Col passaggio delle macchine l'amianto è stato frantumato, per cui è una situazione importante e grave. Ci sono 99 famiglie, il comune si è subito attivato per una perizia sulla verifica della situazione ambientale. Sono state fatte dei rattoppi che sono serviti per la notte, per un eventuale rischio di pioggia per quegli appartamenti direttamente colpiti dal crollo, dalla rottura della copertura, però è una situazione provvisoria. Ora aspettiamo la perizia e per verificare, insomma, la situazione dell'amianto.